Ed eccoci qua ragazzi, finalmente si parte per questa vacanza. Sono qua al casello di Treviglio, non so se si vede il casello, aspetta. Casello di Treviglio ragazzi. Oggi è tappa di trasferimento, è pomeriggio, sono quasi le 2, quindi sarà questa prima tappa tutta autostradale, ma vedrete poi, per voi sarà proprio un attimo, ma per me sarà un po' di strada. Vedete voi fra un po' cosa mi aspetterà e cosa prenderò. Quindi ragazzi, a più tardi, a dopo. Eccoci ragazzi, porto di Livorno in partenza per la Sardegna. Spettacolo! Eccoci ragazzi, alba, spettacolo sul mare, siamo quasi arrivati in Sardegna, qua ragazzi finalmente sbarcati, ora si procede. Cerchiamo di uscire da questo macello e poi vediamo dove andare. A dopo! Che spettacolo, ragazzi! Wow! Madonna! Ma no, ma che strada! Che strada è! SS 125 orientale sarda. Spettacolo. Subito, subito curve. Cioè, sono appena sbarcato in Sardegna e che cosa sto guardando? Madonna. E siamo solo all'inizio. Gifi, visto che starò qua in Sardegna una settimana, farò comunque tappe abbastanza brevi a livello di chilometraggio, però spero che ci possano regalare Figaro, ma che roba spettacolare! Spettacolare, ragazzi! Non è neanche mezz'ora che sono in Sardegna, ragazzi, già mi sono innamorato. Mi sono innamorato, spettacolo, davvero, guarda, cioè guardate qua che paesaggio, guardate qua ragazzi, mamma, io non so che dire davvero. Che spettacolo, ragazzi. Su, giù, curva, ah, che storia! Che storia! Ma che ci si diverte un po'! Magari poi se volete ragazzi, fine video, cioè in descrizione vi metto gli itinerari che ho fatto, così almeno guardate bene le strade e se vi piacciono potete venire a rifarli. Ragazzi, Santa Teresa di Gallura. Sembra bella, eh? Bella cittadina. Capo Testa dovrebbe essere una calletta, una spiaggia. Adesso vediamo. Capo Testa, infatti. Spettacolo, deve essere abbastanza suggestivo come posto. Capo Testa 28, andiamo, andiamo! Spettacolo! Spettacolo ragazzi! Wow! Grazie.
capotesta, ragazzi, spettacolare, spettacolare. Ragazzi, ora lascio quello di capotesta, quel di capotesta, davvero molto molto bello. Però penso che la Sardegna ci regalerà ancora tanto, ma tanto davvero. E quindi si va avanti con la visita. Cos'è sta roba? Tu in mezzo a sti pini marittimi. Che spettacolo! Poi di qua appena si apre un po' si vede sempre il mare. Spettacolo! Stiamo parlando! Spettacolo! Mamma mia! Spettacolo! Incredibile! Incredibile! Acolo, che acqua! Che acqua cristallina, ragazzi! Wow! Siamo vicini a La Pelosa. Non so cosa, ma è La Pelosa. È davvero davvero spettacolo. Siamo nord di Stintino, nella comune di Stintino. Davvero davvero spettacolare, e direi che adesso ci fermiamo anche a mangiare. Ragazzi, spettacolo, che posto. Wow, e lei è riuscita ad arrivare fino qua, cavolo. E rieccoci dopo qualche foto. Ho fatto pausa pranzo, adesso vado verso Alghero, ma mi fermerò magari un attimo prima a vedere e a cercare un campeggio. Per curiosità avevo guardato anche magari qualche albergo, ma ti pelano, qua in Sardegna ti pelano, quindi campeggio. Niente, andrò a cercare appunto il campeggio, visto che sono anche un po' stanchino, non mi aspettavo di soffrire così tanto il traghetto. Cioè, non ho sofferto più che altro mar di mare, ma non sapevo dove andare, mettermi a dormire. Ho dormito davvero poco e adesso la stanchezza inizia a farsi sentire. Domani sarà una bella tappa, anche quella di oggi comunque è stata una tappa molto carina, che abbiamo percorso comunque delle strade, ho percorso davvero delle strade interessanti e dei posti interessanti. Però domani dovrebbe essere ancora più bella, e anche quella di dopodomani. Domani un po' più sarà un po' più lunga di oggi, quindi devo riposarmi bene. Cercherò di partire il più presto possibile per evitare la canicola e andare con il fresco. Comunque, visto che i video che ho fatto prima di partire, non so perché l'audio è andato un po' a ramengo, cioè era tutto a posto su PC, ho controllato anche dopo averlo caricato, andava tutto bene,
e sul cellulare, però visto che non andava, io solitamente lavoro su PC, quindi non controllando sempre sul cellulare, è successo qualcosa, non so cosa, andrò a cercare di capire, magari li caricherò in un altro momento. Comunque ho preso un power bank a caricamento solare, l'ho messo qua, non so se si vede, l'ho messo qua nella borsa serbatoio, l'ho messo sopra, e anche in questa posizione qualcosa carica, quindi un'ottima soluzione per avere sempre qualcosa di un po' carico. Comunque io sulla moto ho anche le prese, quindi ad esempio il cellulare lo carico mentre vado. Un'altra cosa che ho imparato è non tenere il cellulare sopra, perché si scalda col caldo, si scalda tantissimo, e dopo una mezz'oretta che ce l'avete sotto il sole si surriscalda e inizia a dare i numeri, quindi lo lascio dentro, e tanto comunque il navigatore lo sento dall'interfono. Poi nel caso mi perdo, mi fermo un attimo. Quindi niente, ci vediamo più tardi quando siamo nei pressi del campeggio. Non ho prenotato nulla, ragazzi, quindi se mi prendono bene, se non mi prendono pace. Ragazzi, campeggio scelto, Laguna Blu, perché c'hanno la Laguna Blu. Ragazzi, arrivati al campeggio, adesso relax, mi rilasso un po', ok? Andrò a bere qualcosina, a mangiare qualcosina. Comunque posto stupendo, campeggio Laguna Blu, perché dietro qua, non so se la vedete, c'è la Laguna Blu e qua c'è il campeggio, di là c'è anche la spiaggia, quindi fantastico, fantastico, fantastico. Per questo video direi che, ragazzi, è tutto, vi saluto qua. Ci vediamo per il prossimo video, sempre dalla Sardegna, e ciao 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 ciao.